Buonasera, buonasera, benvenuti, bentornati sul canale Twitch Atleta TV, benvenuti soprattutto alla prima puntata di questo nuovo format Futsal Arena. Mi presento, autopresentazioni è brutto da farsi, però è Duopo Giulio Gezzi, direttore editoriale di atletanews.sport, la nostra testata di approfondimento sportivo. Accanto a me uno dei nostri redattori storici, che per la prima volta forse... Storici? Per la prima volta viene svelato, dice. Per la prima volta in video, però sì, ormai si possiamo dire sì, storico. Sì. Marco Di Cola, che avete potuto avere modo di leggere tante volte su atletanews.sport. Benvenuto Marco. Grazie Giulio, grazie a voi per l'opportunità pure di andare in diretta a parlare di futsal, che è una delle mie passioni. L'ho seguito gli anni scorsi e lo seguirò per voi, per farvelo conoscere un po' meglio. Devo dire che innanzitutto una nota personale a margine, sono contento di avere, che Marco insomma sia qui e che sia lui a in qualche modo condurre un po' questo percorso di avvicinamento, chiamiamolo così, al mondo del futsal. Uno per la stima professionale, anche personale, che abbiamo, che ho nei confronti di Marco, ma anche perché il futsal merita di essere raccontato. Guarda, questa è una domanda che viene fatta spesso e che magari si pongono spesso anche gli ascoltatori. Guarda, il futsal è uno sport bellissimo, è molto simile al calcio, ma possiamo anche paragonarlo un po' al basket per certi versi, perché si gioca con i piedi, ovviamente, come credo sappiano tutti, però è molto meno lento, tra virgolette, rispetto al calcio a 11, perché il calcio a 11 comunque per seguire un 90 minuti di diretta di una partita, come quando stai con la tua ragazza, ti dice: io 90 minuti di partita non la reggo, giustamente, come si dice a Roma. Perché obiettivamente ci sono dei punti morti, dei momenti in cui le squadre fanno girare palla a centrocampo. Comunque non ci sono solo i PSG Manchester City di ieri sera nelle partite di calcio. Mentre invece il futsal ha questa caratteristica che, come dicevo, ricorda il basket, che le azioni sono molto corte, ma si susseguono una dopo l'altra, quindi tu vedi gesti tecnici come quelli che può fare Neymar, per esempio, che ne fa 1, 2, 3, 4 a partita ed è Neymar, mentre invece nel futsal sono cose che si vedono molto più spesso, proprio essendo il gioco più veloce, più spezzettato del calcio, ovviamente, proprio per il fatto che ti dicevo prima, tant'è che c'è il tempo effettivo nel futsal, cioè quando la palla viene messa in fallo laterale si stoppa il cronometro, che è una cosa che ha anche ripreso Pioli, l'allenatore del Milan, non so se lo sapete, esatto. Ha detto: vorrei inserire anch'io il tempo effettivo nel calcio, perché si gioca 30 minuti, sono 30 minuti veri. E poi anche un'altra cosa aveva proposto Pioli, sempre mutuandola dal futsal, ovvero la regola del centrocampo, esatto, no? Esattamente, perché sono tutte cose che favoriscono anche lo spettacolo. Proprio il godere di una partita, perché appunto il futsal è bellissimo, gesti tecnici fenomenali e veramente uno sport che si fa seguire con molto piacere. Siamo contentissimi sia di parlarne, ma che ultimamente sta avendo anche molto più spazio di quello che aveva fino all'anno scorso. Allora, nel frattempo, anche per introdurre un po' la puntata, vedere quello che andremo a vedere insieme, se avete l'opportunità, la possibilità di accendere Sky mentre seguite noi, ovviamente non entrambe le cose, perché non una o due, insomma, se avete la possibilità di fare entrambe, canale 202 di Sky si sta giocando in questo momento, è iniziata da un minuto e 20 circa la prima delle due semifinali del campionato mondiale, che vede Brasile e Argentina, insomma non due squadre a caso, soprattutto nel mondo del futsal, affrontarsi. Io intanto volevo anche salutare i ragazzi che ci stanno seguendo su Twitch, ringrazio Poro TRL, che non ho pagato, giuro, ma mi sta sovravvalutando, e c'è subito una domanda poi subito pertinente a quello che stavo pensando. Siamo contentissimi, allora. E
un giudizio, insomma, da esperto e da cultore, da appassionato, secondo te la proposta di Pioli, appunto, della regola del centrocampo, che nel futsal ricordiamo, quando la squadra in attacco, diciamo, supera la propria metà campo, non può tornare indietro col pallone? Ma guarda, allora ti dico, io da appassionato di entrambi gli sport, ti dico che non sono molto a favore di questa cosa, proprio perché, come ti dicevo prima, il calcio ha dei momenti morti, ok? E l'ho fatto passare come un fatto negativo, ma ho fatto l'esempio di una ragazza a cui non piace il calcio, mentre agli appassionati, a chi il calcio non ha bisogno di persone che si affezionano al calcio oggi. Il calcio ha un pubblico talmente tanto vasto che tu, se vai a cambiare le regole, è come se facessi una blasfemia, possiamo dire, perché è bello così. Già quando è stato introdotto il VAR, i 5 cambi sono stati accolti, sì, ma con ci sono messi anni, cioè ci sono voluti anni. C'è voluto parecchio. Parecchio, quindi sinceramente ad oggi faccio difficoltà. Il tempo effettivo già è una proposta più allettante, perché è verissimo, soprattutto in Italia. Pioli ha detto, in Italia parliamo tanto con l'arbitro, tra noi in panchina, si perde tanto tempo, e quando vai a giocare in Europa lo soffri, perché lì vanno a 200 all'ora. E obiettivamente non ha detto una stupidaggine, anzi ha detto una grandissima verità, tant'è che noi all'estero, italiani, facciamo fatica fondamentalmente. Quindi quella è una proposta che si può prendere in considerazione. Quella della metà campo già faccio un po' più di fatica, sinceramente, a pensarla, proprio perché ci sono queste manovre avvolgenti e tra virgolette noiose, come dicevo prima, nel calcio, ma che fanno parte del calcio stesso. Pensare pensare al Barcellona di Guardiola e dirgli non puoi più girare palla nella tua metà campo. Esatto. Capisci il bene Barcellona che di Guardiola non sarebbe esistito. Esattamente, ovviamente questa è una provocazione, però fa capire comunque, poi ti ripeto, il calcio non ha bisogno di queste novità per farsi piacere, perché è uno sport talmente tanto conosciuto, con talmente tanti appassionati, che fondamentalmente va bene così. Poi non va bene così, perché lo sappiamo, ci sono delle problematiche, però non credo che questa della metà campo sia effettivamente una problematica da risolvere, quantomeno nel breve. Bene, ci saranno tante cose che vogliamo e voglio scoprire. Intanto qua stiamo già iniziando a assistere a qualche giocata interessante. Ci sono tante curiosità, dicevo, che vogliamo andare a scoprire del mondo del futsal, non solo a livello di conoscenza mera tecnica del gioco, ma anche di tutto quello che c'è intorno. Proprio per questo ci aiuteremo con un volto ormai anche noto di Atleta TV, ovvero il CT della Nazionale Italiana di Futsal, Massimiliano Bellarte, che ci farà chi meglio di lui per ovviamente parlarci del movimento del futsal in Italia. Oltretutto sappiamo che sta guardando giustamente anche lui, sta studiando, esatto, noi guardiamo, lui studia, e quindi ci sentiremo tra primo e secondo tempo. E soprattutto poi andremo a iniziare a curiosare proprio nell'ambito del futsal per club, lo chiameremo così, della nostra Serie A italiana, che oltretutto da quest'anno sarà seguita da Sky Sport, quindi insomma anche un'investitura comunque. Un'investitura, esatto, di questo sport, che però, Marco, è qua. Andiamo a toccare subito magari un punto particolare, interessante. Il futsal è quello che comunemente nei campetti si chiama calcetto. Certo. Non è uno sport altro rispetto a quello scapoli contro ammogliati. si fa per dire, ovviamente, certo, è una parafrasi, però... lo sport è quello, si gioca in 5 su un campo ridotto, indoor, per motivi che poi andremo a vedere,
Ma partiamo subito da questo, perché spesso ci è capitato di parlare di futsal e spesso ci è capitato di sentirsi rispondere: ma che cos'è il futsal? Guarda, allora, il futsal, come dici te, può essere paragonato a quel calcetto di cui parlavi, ma appena uno si mette gli scarpini, i parastinchi e prova veramente a giocare a futsal, si rende conto di quanto questo sport sia complicato. Io ho giocato a calcio a 5, non a livelli alti, e ti posso dire che quando non giocavamo nemmeno così bene a futsal, ok? Giocavamo molto tra amici, eravamo una squadra di amici fondamentalmente, quindi non ci allenavamo per giocare bene a futsal. Quando invece incontravamo squadre che si allenavano e andavano lì per giocare a futsal, ti facevano veramente girare la testa, perché c'è un continuo scambio di posizioni, c'è sì il ruolo, c'è il pivot e il libero, ma c'è il libero che sarebbe l'ultimo uomo, l'ultimo difensore prima del portiere, diciamo, che può tranquillamente arrivare in area a fare gol, che il pivot può andare a difendere, quindi è tutto un giro di rotazioni, ed è uno sport molto 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 complicato, veramente molto complicato, ed è faticosissimo rispetto a quello che si può pensare il calcetto del giovedì dopo lavoro, poi la birretta con gli amici. Non è così, perché sono veramente, è una fatica diversa ovviamente dal calcio, che è fatto più di allunghi e quindi devi essere più allenato sulla lunga distanza, mentre il futsal sono tutti scatti brevi, e vi assicuro che finisci la partita che sei veramente morto. Ed è bellissimo, come dicevo prima, ci sono tante giocate, tante cose, tante piccolezze che uno deve vedere. Anche semplicemente, io mi ricordo il mio mister, io sono arrivato a giocare a calcetto dal calcio a 5, dal calcio a 11, e praticamente il mio mister a calcio a 11 mi diceva: gioca la palla di prima, tu meno tocchi fai, meglio è. Io arrivo nel campo di calcio a 5 e gioco la palla di prima, e il mio mister di calcio a 5 mi urlava contro di stoppare la palla con la suola e fare due tocchi, perché le distanze sono talmente tanto brevi che tu devi anche dare il tempo al tuo compagno di farti il movimento. Mm-hmm. Mentre a calcio mandi palla nello spazio e tu puoi correre perché hai praterie per correre, quindi anche se la palla è lunga la puoi raggiungere, almeno che non hai completamente sbagliato il passaggio ovviamente. Nel calcio a 5 anche un errore di un metro su un passaggio risulta decisivo, perché le distanze sono piccole e la palla esce. Quindi passaggi molto più rapidi ma precisi, stop anche. E passaggio. Mm-hmm. Era molto più stop e passaggio, stop e passaggio, stop e passaggio, rispetto al calcio, che tu magari anche di spalle mandavi la palla di prima, la giravi e qualche compagno tuo ci arrivava a memoria. Nel calcio a 5 è molto più difficile fare una cosa del genere, che ti ripeto, il margine d'errore è molto più ampio, tu puoi sbagliare molto di più nel calcio a 5 rispetto al calcio a 11. È come giocare nella propria area praticamente, è come passarsi il pallone nella propria area e non poter sbagliare niente, perché poi se tu l'ultimo uomo, io facevo l'ultimo, quindi era un ruolo molto delicato, se io avessi sbagliato un passaggio in uscita palla, le squadre ti entrano e ti fanno gol in un secondo, che tu nemmeno te ne accorgi che ti hanno fatto gol, proprio perché è rapidissimo come sport, è molto rapido. E qua mi attacco anche a un'altra valutazione di Poro TRL, che ci dice giustamente la classica partita del torneo della domenica che finisce 7-2 con due rossi. Qua posso introdurmi anche io dicendo che anche una partita di un mondiale di futsal può finire 7-2. Assolutamente. E questo è magari un ulteriore elemento di spettacolo di questo sport. Assolutamente, ma proprio per il motivo di prima, perché come nel basket, sempre questa analogia ti faccio, bene o male il 90% delle azioni che si fanno finiscono con un canestro, comunque un tiro a canestro, mentre nel calcio non è minimamente così. Tu su una partita di 90 minuti, se una partita fanno 30 tiri in porta le due squadre, hai visto una super partita, hai visto veramente una partita spettacolare con 30 tiri in porta delle due squadre. Nel futsal invece ogni azione è finalizzata per fare gol, per calciare in porta, e si arriva sempre sempre dall'altra parte del campo e si arriva sempre, come ho detto, a calciare in porta, e quindi questo comporta che ci siano molti più gol ovviamente. E ti dico che
fare gol a un portiere di futsal vero è molto molto difficile. È molto difficile. Molto difficile, perché hanno una tecnica tutta loro, non usano nemmeno i guanti, per dirti. Esatto, questa volta, questa cosa è una cosa che ho notato. E io non mi rendo, non mi capacito del come facciano, perché la palla di futsal, intanto ricordiamolo, è rimbalzo controllato, è una 5, è più pesante, si tira, la potenza di tiro però non è diversa da quella che si può sprigionare nel calcio, con la differenza che nel calcio magari tiri da 30 metri, nel futsal tirare da 30 metri vuol dire che stai tirando dallo spogliatoio, sì, praticamente. Esatto. Quindi rendetevi conto, e poi ci sono i portieri a manone ruvide. Ma perché giustamente parano molto di più col corpo rispetto al calcio. Col corpo, con le gambe, certo, si certo, buttano sì. a terra. La parata, lo stile di parata di Neuer, che si accuccia e allarga le gambe per parare, quella è uno stile prettamente del calcio a 5, cioè viene da lì quel tipo di parata, perché tu con il tuo corpo devi riuscire a coprire il massimo spazio che puoi. E effettivamente, cioè, si fanno tirare anche in faccia i portieri di calcio a 5, cioè, parano con tutto quello che hanno da parare e le mani sono praticamente l'ultimo baluardo per fare una parata. Praticamente un vero martire. E tra parentesi, abbiamo visto adesso proprio si è buttato con i piedi, infatti, il portiere, non con le mani andare a prendere il pallone. No, esatto, vedi? Raramente con le mani. E soprattutto poi in questa partita stiamo vedendo un paio di, abbiamo già visto un paio di parate di livello. Ma proprio su questo poi un'altra curiosità. Si dice spesso che nel calcio moderno, poi questa espressione, il calcio moderno, sia conti molto più l'errore dell'avversario che non la tua abilità nel fare gol, no? E quindi si gioca spesso sull'errore, sul fuorigioco, su palla inattiva, eccetera, eccetera. E mentre nel futsal sembra, e questa è una mia impressione, che la qualità dell'attacco abbia ancora un ruolo predominante. Assolutamente. Infatti il futsal è poi ti dirò anche altro. A livello di qualità tecnica di base individuale, i calciatori di futsal sono veramente a livelli altissimi, proprio perché, come ti ho detto prima, spazi più stretti, margine d'errore minimo, e quindi questi sono atleti che con la palla fanno quello che vogliono, cioè non sbagliano nulla da quel punto di vista. Quindi pensare che il Brasile, che ha vinto 5 volte il mondiale, o l'Argentina campione uscente, sbagli un passaggio in uscita è un po' difficile. Poi certo capita e prenderà anche gol, perché poi sbagli, l'attacco è forte e prendi gol, almeno che il tuo portiere non faccia un miracolo. Però sì, è molto più sulle qualità personali rispetto a giocare sull'errore dell'altro, proprio perché gli errori ci sono, vanno sfruttati, però sono molto molto forti questi giocatori nella loro disciplina, quindi sì. Quindi però la dura legge del gol che cantava Max Pezzali: se non hai difesa, gli altri poi quello certo, assolutamente, è sempre calcio, quello vale sempre. Allora, io nel frattempo, Poro, scusami, perdonami, ovviamente io non conoscevo il tuo nick, ma Robbo ci ha aiutati, è Augusto, Poro e Roberto che ci stanno scrivendo. Ne approfitto per ricordarvi che Roberto e Augusto vi aspettano tutti i giorni lunedì. Tutti i lunedì a mezzogiorno e mezza per MMA Lunch, un altro nuovo format di Atleta TV, in cui loro sono i protagonisti e vi parleranno delle MMA, di quello che sono, delle racconteranno di UFC, dei loro fighter e di tutte le altre promotion minori. E quindi a questo punto la frase è d'obbligo: lasciate il follow al canale Atleta TV cliccando sul cuoricino, in modo tale da ricevere tutte le notifiche ogni volta che
andremo in live. Se poi riuscite a lasciare una subscription, che per questo mese sono anche in sconto, se avete Amazon Prime è gratuita. Arca miseria, Il Brasile è andato vicinissimo al gol. Nel frattempo le subscription, vi dicevo, ci aiutano ovviamente a portare avanti la baracca, come si direbbe, e soprattutto ci fanno tantissimo tantissimo piacere. E Robbo, a questo proposito, visto che appunto lui si occupa di MMA probabilmente, mm-hmm. quindi il pensiero va subito lì, l'infortunio mm-hmm. nel futsal, perché insomma già adesso nei primi 10-15 minuti di questa partita del portiere. Ci sono state un paio di entrate del portiere che proprio... I portieri di calcio a 5, l'ignoranza vera, pura. Cioè, se c'è il pallone, lui si butta. No, ma già come dicono, per fare il portiere devi essere matto. Per fare il portiere di calcio a 5 devi essere ancora più matto di un portiere di calcio normale. Perché poi veramente, come ti ho detto, si buttano su ogni pallone, escono dalla propria area. Quindi sono veramente folli da questo punto di vista. Gli infortuni ci sono come nel calcio fondamentalmente, perché poi non hai i tacchetti, quindi magari il pestone che vedi nel calcio è meno amplificato, però, come ripeto, si gioca con i piedi, la palla è rotonda, giocano fondamentalmente a calcio, quindi gli infortuni sono gli stessi del calcio a 11. Ci possono essere meno strappi muscolari, perché magari sono appunto più scatti e non allunghi, però fondamentalmente gli infortuni sono bene o male gli stessi che possiamo avere nel calcio a 11. Bene, però comunque anche chi è affezionato a un calcio più fisico, più maschio, brutto. Sembra, sì, esatto, è brutto a dirsi, anche perché c'è il futsal femminile che è ancora più maschio. Esatto, parafrasando, è ancora più maschio, se le danno di santa ragione. Però ecco, insomma, già da questo si è detto tanto. Poi un'altra particolarità, un'altra caratteristica che distingue il futsal sia dal calcio a 11 che dal nostro calcetto amatoriale, ovvero giocare indoor. Due cose da esperienza personale. Non sono stato in tantissimi palazzetti, mm-hmm. questo Marco ci aiuterà. Sono stato nei palazzetti di pallavolo, però. Okay. E bene o male siamo là. L'atmosfera del palazzetto è un'altra cosa rispetto a uno stadio. È un'altra cosa rispetto a un campo all'aperto. Insomma, il pubblico è lì. La palla si sentono gli echi, i rimbalzi quando danno le puntate che durano 20 secondi. Ma cosa si prova da spettatore sugli spalti di un palazzetto? E poi cosa possono provare i giocatori? Perché un conto è essere lì in mezzo, sì, ce n'hai 60.000, 80.000 intorno, ma sono lì. Quando ce n'hai anche 30, magari 20.000, però che li senti uno a uno, deve cambiare. No, assolutamente. Infatti, guarda, ti dico, ho intervistato negli anni passati, l'anno scorso soprattutto, l'anno appunto della pandemia, dei giocatori di futsal di Serie A, e loro mi dicevano che era un qualcosa di ancora più assurdo rispetto al calcio a 11 giocare senza pubblico, perché è vero che è uno sport di nicchia e che quindi è seguito di meno, ma a riempire un palazzetto ci si mette un attimo. E quindi quando tu sei abituato a giocare con quel frastuono, perché poi lo sai benissimo, se hai frequentato palazzetti di pallavolo lo sai anche tu, rimbomba tutto e si sente veramente tutto amplificato all'ennesima potenza, fa veramente un effetto particolare, molto molto particolare e molto molto bello. Poi vai nei campi un po' più di periferia delle serie minori e questo può essere anche un problema, perché poi vediamo il solito tifo, quello un po' più ignorante, mi viene da dire, che quindi anche lì viene un po' più amplificato. Adesso vediamo qua Brasile-Argentina, che gli spettatori sono un po' più distanti dal campo, però solitamente nei palazzetti di Roma, nei palazzetti italiani, sono proprio lì i tifosi.
quindi ti regala delle emozioni bellissime, anche perché tu da, da spettatore te le godi proprio molto molto vicine queste, queste giocate che fanno, quindi è molto bello, molto bello seguire una partita dal vivo di calcio a 5. Ricordiamo, visto che lo evidenziavi, la questione del, del palazzetto, questo è un mondiale, stiamo giocando, si gioca in Lituania oltretutto, il mondiale di futsal, e devo dire che insomma, da quello che vediamo, il riscontro di pubblico, nonostante poi le varie limitazioni ovvie, c'è insomma, anche in altri contesti magari di stesso livello, però su altri sport è capitato di vedere meno appeal da parte del pubblico. Qua invece sembra che ci sia e sia particolarmente affezionato. E un'altra cosa, poi, visto che hai introdotto la questione del nostro calcio a 5, del nostro futsal, che vive un po' di questo, vive tra la provincia e il dilettantismo, perché ancora in qualche modo ancora non è stato riconosciuto come uno sport professionistico, e poi lo andremo anche a scoprire parlando del Ciampino Aniene, abbiamo un'intervista al co-presidente del Ciampino Aniene che ce ne parlerà un po' di più. Però ecco, rispetto all'estero, no? Dicevamo per esempio il Barcellona, che ha la sua squadra di futsal, quello che succede in Spagna, il futsal rientra nella federazione calcio ed è uno sport professionistico a tutti gli effetti, in Brasile, in Argentina è quasi più forse sicuramente più giocato. Sicuramente iniziano tutti da lì, guarda, c'è stato Coutinho per esempio, che lui, come anche Iniesta, rivendicano il fatto di aver imparato quelle cose che fanno nel calcio a 11, nella tecnica nel breve, proprio nel futsal. Anche lo stesso Ronaldinho giocò a futsal per tanti anni, soprattutto da bambino, diciamo, da prima dell'adolescenza. Noi come movimento futsal siamo ancora abbastanza indietro, e rispetto appunto, come dicevi te, alla Spagna, al Brasile, al Portogallo, perché per esempio c'è il capitano della nostra nazionale Merlim che gioca nello Sporting Lisbona, che Sporting Lisbona conosciamo tutti, una squadra di calcio a 11, ma non è solamente di calcio a 11. Noi in generale un po' in Italia con le polisportive facciamo un po' a pugni, in generale non abbiamo così tante polisportive, abbiamo molte società che fanno solo calcio, che fanno solo basket, che fanno solo pallavolo e via dicendo, ce ne sono poche che si occupano, che mettono le mani un po' ovunque. E questo, il fatto che Sky si sia avvicinato al futsal, mi fa ben sperare anche da questo punto di vista, proprio perché maggiore visibilità vuol dire maggiori introiti, intanto va in vantaggio l'Argentina 1-0, maggiore visibilità, come dicevo, maggiori introiti, maggiore pubblico, portano sicuramente più questo sport all'attenzione anche delle società appunto di calcio 11, senza nulla togliere a quello che stanno facendo queste società che ci sono ora, perché sono loro che effettivamente, noi possiamo raccontarlo quanto vogliamo, ma se non ci sono squadre che vogliono giocare a calcetto, sa da sé che non possiamo raccontare nulla. Quindi tanto di cappello a chi appunto ha fatto nascere questo sport, a chi lo continua a portare avanti, ma è evidente, come ha fatto il calcio femminile, che c'è bisogno, se si vuole ovviamente, come ha fatto il calcio femminile, di fare uno step successivo, perché dicendo prima, con tutto, avendo tutto l'affetto e tutta la stima del mondo, ma giocare con Procaccolese, sempre per ridere, Procaccolese, Scapoli Ammogliati, fai 100 spettatori, se le stesse squadre si chiamano Milan e Inter, i giocatori sono gli stessi, ne fai 1000 di spettatori, anche semplicemente neutrali, che leggono Milan e leggono Inter e si collegano per seguire la partita. Sta tutto un po' lì.
Quindi in un certo senso, da una parte il professionismo, quindi innanzitutto garanzie per gli atleti, ma che di conseguenza sono garanzie anche per la società, le società, visibilità e anche una forma di marketing, anche un po' sapersi raccontare. Poi uno sport che non ha tante difficoltà a farsi raccontare, a farsi vedere, a farsi guardare, poi per tutto quello che dicevamo prima. Nel frattempo, dicevamo, l'abbiamo detto in diretta, l'Argentina si trova sull'1-0 contro il Brasile quando mancano 8 minuti e 9 secondi effettivi di gioco. E Vischio, giustamente il nostro moderatore dalla chat, ci chiede, a proposito, siete già in tanti a seguirci, quindi palesatevi in chat, scrivete, fateci sapere se state guardando la partita e soprattutto... Se avete curiosità da rivolgere al buon Marco, Vischio chiede per chi tifiamo. Boh, personalmente, guarda, sono un amante del futsal in generale, non ho grandissime preferenze. Però diciamo che la maglia verde oro mi fa sempre un certo effetto, quindi diciamo un po' più per il Brasile. Ok, un po' più per il Brasile, però giustamente Marco, da buon telecronista, ti fa lo sport. Esattamente. Come tutti noi. Però devo dire che per adesso abbiamo visto entrambe le squadre darsele di santa ragione. Qua arriva un... Vedi, parlavamo degli infortuni. Esatto. Questa è una brutta entrata che può essere fatta anche nel calcio a 11. Sì, poi cartellino giallo per chi non stesse guardando. Proprio entrata a gamba tesa da tergo, sì, da manuale, proprio a forbice, sugli stinchi da dietro, cartellino giallo. Per me sarebbe dovuta scattare la denuncia penale, però anche questo è il futsal. Ma perché anche questo è una caratteristica, quando nel calcio a 11 magari c'è un po' più di tempo per riflettere nel fare l'entrata in scivolata, nell'intervenire sul pallone, sempre per questa velocità, per questi spazi brevi, per questa rapidità che ha il futsal, uno è difficile che riesce a fermarsi in un'entrata. Se uno arriva dritto per dritto sull'uomo, entra in scivolata, lo fa senza pensarci, lo fa veramente in una frazione di secondo, perché hai solo quella per farlo, perché sennò destro-sinistro è andato via. L'attaccante entra nel calcio a 11, è un po' più lenta questa fase, appunto uno può ragionarci un po' più se entrare o meno su un avversario. Nel futsal questa cosa è molto più accelerata, 2-0 intanto dell'Argentina. Con Borruto, il loro numero 9, quindi qua anche i numeri rispecchiano un po', rispecchiano un po' il calcio. E un'Argentina che si sta avvicinando alla conclusione di questo primo tempo mettendone in cassaforte 2. Abbiamo detto che nel futsal ancora più che nel calcio non si sa mai, perché sì, in un minuto può cambiare tutto, esatto. I risultati si ribaltano con facilità. Vediamo se questo Brasile sarà in grado di rientrare dei due gol di scarto. Ti volevo fare una domanda, appunto, ecco, esatto, parlavi di entrate, tu eri un libro, un ultimo uomo, mm-hmm. Quindi esperienza personale, quante ne hai fatte saltare di caviglie? No, ma di caviglie non ne ho fatte, anche perché avevamo 18 anni, quindi la potenza nelle gambe non era quella che possono avere certamente questi atleti, che sono professionisti ovviamente. Tranne i nostri, però vabbè, questo è un altro discorso. Però sì, ci sono delle volte in cui fai delle brutte entrate, in cui comunque sei chiamato, perché è fondamentalmente è un uno contro uno a tutto campo, perché è 5 contro 5, ognuno marca il suo uomo, comunque nelle rotazioni ognuno prende copre la sua posizione, e uno dice ok, anche nel calcio 11 è 11 contro 11, ma sempre rimanendo al fatto che il campo è più piccolo ed è molto più veloce, questa cosa è molto più accentuata. Quindi nei momenti in cui io mi ritrovavo un uno contro uno e venivo saltato,
era fisso il fallo da dietro, o quantomeno la tirata di maglia, anche magari più violenta di quella del calcio 11, perché il calcio 11 tiri la maglia, lo fai a centrocampo perché l'attaccante ti è andato via e l'attaccante si ferma da solo. Ti devo rallentare. Esatto. Al calcio 5 ti devo fermare. Ti devo proprio fermare, perché sennò io ti trattengo la maglia, ma tu riesci ad andare via, un secondo hai tirato in porta e hai fatto gol. Sta tutto lì, quindi lo devi proprio fermare nel vero senso della parola. Quindi sì, di entrate sono state fatte abbastanza brutte, anche perché rispetto a quello che magari può sembrare, poi non lo so, nel campo di calcio a 5 mi trasformavo abbastanza, diventavo abbastanza cattivo. Vabbè, certo, poi là subentra lo spirito, esatto, competitivo, l'agonismo, ed è anche giusto così, altrimenti ovviamente sarebbe... il tutto nei limiti della sportività. Nei limiti della sportività, poi anche un po', anche un c'è po l'arbitro, quindi certo. se si va oltre, l'arbitro fischia. Invece un'altra, intanto stavamo seguendo Palo del Brasile, esatto, cioè un continuo andirivieni, e abbiamo già visto anche in questa partita, in questa semifinale, che a questo punto prendiamo da esempio, un'altra particolarità del futsal che sicuramente lo distingue dal calcio a 11, che è il time out, sempre ritornando ai soliti paragoni, è una regola propria del basket, ma anche della pallavolo, in cui si ferma il tempo e una delle panchine chiama la squadra a raccolta. Quanto è importante questo elemento in una squadra, in una partita di futsal, e quanto può influenzare la partita stessa? Allora, è sicuramente importante, perché sennò non va da sé che non ci sarebbe, quindi sicuramente è un aspetto molto importante del futsal, sempre per quel fatto, perché può cambiare tutto da un momento all'altro. Se il mister è in gamba e riesce a indovinare la chiave per scardinare la difesa, time out, lo dice ai suoi giocatori, in un secondo viene messa in atto quella cosa, che può portare anche a un gol immediato, a un gol subito dopo. Quindi è molto importante. Serve sicuramente anche per far rifiatare i giocatori, per spezzare il ritmo dell'altra squadra, certamente, ma anche per questo, per delle modifiche in corso che sono appunto, che hanno riscontri proprio nell'immediato, come ti dicevo prima. Mentre nel calcio è un po' più difficile applicare questa cosa, per le distanze, per la modalità di gioco, eccetera, e soprattutto nel calcio io non lo vedo molto bene il time out, perché le partite si fanno troppo a spezzettare, comunque non puoi pensare di spezzettare il ritmo, diciamo, di una squadra, perché si va in ritmo molto più difficilmente, mentre nel calcio a 5 è un completo destro-sinistro, sì, poi metaforico, che comunque si può spezzettare la partita, diciamo. Sì, poi nel calcio a 5 diciamo che è molto più difficile che ci sia quel giocatore a cui il mister può dire due parole durante l'azione. Sono sempre tutti e cinque coinvolti, bene o male, quindi anche, e soprattutto è molto più tattico, no? Ci sono molti più schemi rispetto a quelli che ce ne possono essere nel calcio a 11, e soprattutto negli schemi sono sempre coinvolti tutti e cinque, questo certamente, i calciatori. Nel frattempo volevo salutare Ale Frank 94, che evidentemente giustamente è arrivato tardi e si chiede che cosa sia il futsal. È calcio a 5 indoor, giustamente Robbo ci sostiene, ci aiuta, sostiene dalla chat. Ale, se hai modo, possibilità e voglia soprattutto, puoi mettere in questo momento il canale 202 di Sky, seguirti una semifinale discreta partita. Una discreta partita, esatto. Discretamente importante. Sì. Una semifinale del mondiale di futsal, Brasile-Argentina, non un a caso, quindi insomma anche lì potresti vederne delle belle, poi ci siamo noi volendo a commentarla e a spiegartela. E l'Argentina ha un pelo dal 3-0, un altro miracolo
del portiere. E dicevamo anche della nazionale italiana, visto che stiamo in argomento, la nazionale italiana che non si è qualificata per questi mondiali ed è stata una notizia, insomma, sempre per fare dei paragoni, è stata accolta e ricevuta dai tifosi esattamente come fu accolta l'esclusione della nazionale maggiore di Ventura, esatto, del mondiale russo, giusto, esatto, ricordavo bene, e 2-1 Brasile. Hai visto quanto ci hanno messo a fare gol? Un secondo. Dopo... due passaggi dopo la rimessa laterale, due passaggi hanno fatto gol e possono pareggiarla entro la fine del primo tempo e dopo il time out, come dicevamo, esatto. Era stato chiamato time out dal Brasile e infatti è bastato un calcio d'angolo. E nazionale, e se non sbaglio segna il capocannoniere proprio del mondiale, il numero 11 del Brasile, quindi complimenti a lui, 8° gol in campionato. Si conferma 8 gol in un campionato mondiale, insomma, robe di tutto rispetto. Giocatori brasiliani che oltretutto poi avremo modo di brasiliani non solo che avremo modo di vedere ed apprezzare anche nel nostro campionato di Serie A. Ma dicevamo della nazionale italiana di futsal, che invece si è qualificata e anche piuttosto bene per gli europei che si svolgeranno proprio a gennaio. Dove si svolgeranno gli europei di futsal? In Olanda, nei Paesi Bassi. In Olanda. E gennaio e febbraio, sì. E dicevamo proprio con Marco, andavamo a vedere una serie di analogie con la nazionale maggiore di calcio a 11, tra le quali proprio questa. Cioè il fatto di non essersi qualificati per i mondiali, ma essersi qualificati per... il torneo continentale successivo, che poi nel futsal è una casualità, insomma, che si siano ritrovati così, sì, come nel calcio a 11, perché quest'estate vediamo il mondiale, di solitamente non è così, ovviamente tutta colpa di quello che abbiamo vissuto in questi due anni, diciamo. Non quest'estate, ma il prossimo inverno, in realtà, no? I mondiali di Qatar. Quest'estate. Ah, in estate hanno cambiato, sì, quindi sì, sì. Ah, dovrebbe essere quest'estate. Non so se sto dicendo una stupidaggine, però dovrebbe essere quest'estate. E a gennaio invece l'europeo di futsal, come sta messa la nostra nazionale? Molto bene, molto molto bene. Come dici te, ci sono molte analogie tra la nazionale a 11 e la nazionale a 5, proprio perché entrambe sono rinate e stanno rinascendo da una delusione. È brutto chiamarlo fallimento, perché ovviamente in un'esperienza negativa, comunque si pensa sempre che sia stato fatto tutto il possibile per far andare bene quell'esperienza e che poi anche un pizzico di sfortuna ci abbia fatto capitolare. Però fatto sta che è in dubbio, è agli atti il fatto che entrambe le nazionali abbiano mancato la qualificazione al mondiale. L'Italia di futsal è una squadra che fa sempre parte di quell'elite, comunque siamo a un livello alto, nonostante, come diciamo prima, siamo dilettanti, ma siamo una nazionale riconosciuta, non siamo gli ultimi arrivati, come si suol dire, quindi ha fatto anche abbastanza scalpore questa nostra non qualificazione al mondiale, tra l'altro per mano della Finlandia, che abbiamo battuto proprio nelle qualificazioni europee, quindi quella è stata una soddisfazione doppia, diciamo. Quindi ti dicevo, analogie proprio perché si rinasce da una delusione, analogie anche perché entrambi i CT, Bellarte e Mancini, si sono ritrovati con un gruppo che iniziava ad andare un po' in fatica, cioè con un gruppo di calciatori che avevano dato tanto per la nazionale ma che ormai iniziavano ad avere qualche anno di troppo, che magari si sentivano anche un po', tra virgolette, arrivati, comunque appagati da quello che avevano fatto nella loro carriera. E quindi cosa c'è stato? Un cambiamento generazionale, comunque l'inserimento di giovani, anche magari meno giovani, ma che comunque
avessero voglia veramente di far parte di quella nazionale, perché quello era il loro punto di arrivo, e che avrebbero dato quindi tutto in campo per la nazionale. Quindi anche questa è un'analogia, poi ce lo dirà il mister. Ha convocato tantissimi giocatori, tantissimi ragazzi, poi vedremo se li porterà tutti o qualcuno agli europei, ma già il fatto di regalare gioie a questi ragazzi è bellissimo, perché anche altri giovani potranno aspirare a questo. Cioè, nel senso, se io mi ritrovo una nazionale che ha tutti ultra trentenni, io che ho 20 anni e gioco a calcio a 5, non sogno nemmeno di poter arrivare a far parte di quella nazionale. Quando invece inizio a vedere, ho 17 anni e vedo che un ragazzo di 19 è convocato in nazionale, porta la maglia azzurra, canta l'inno di Mameli prima di una competizione continentale, qualcuno inizia a pensare: e perché io no? È proprio questo che secondo stimolare, me... Stimolare, esatto, sia i giovani, esatto, che poi anche le società, di a conseguenza investire sui giovani. Certamente, ma questo me l'ha detto anche il mister Bellarti in una precedente chiacchierata che ho avuto con lui. Quindi queste sicuramente sono due grandi analogie che abbiamo tra queste due nazionali. Siamo arrivati bene perché ci siamo qualificati con due turni di anticipo. Siamo stati tra le prime nazionali a qualificarci appunto all'europeo. Io sono molto curioso, come ti ho detto, di sapere come sta vivendo il mister questo mondiale da casa, anche se tra virgolette non è colpa sua, ma non è colpa di nessuno, neanche del mister precedente, del fatto che non ci siamo qualificati. Però vorrei proprio sapere delle emozioni, delle percezioni che hanno lui e i suoi ragazzi nel vedere questo torneo da casa, perché poi è ovviamente l'europeo, sì, ma il mondiale è sempre il mondiale. Certo, speriamo di riuscire quindi ad avere Mister Bellarte ai nostri microfoni, anche se dalla regia mi dicono che ci sono stati dei problemi. No, dei rallentamenti, okay, proprio letteralmente dovuti al traffico. Perfetto. Però insomma, se non alla fine del primo tempo, magari riusciremo a sentirlo alla fine del secondo, perché sono tante le cose che interessanti da voler richiedere. Oltretutto, poi, sempre seguendo questa partita che ci dà tanti spunti per parlare di futsal, abbiamo visto che il portiere del Brasile, forse, magari quasi sicuramente, perché sotto nel punteggio sta iniziando a uscire dalla propria area. È finito il primo tempo e prova ad attaccare un po' di più. Ecco, abbiamo detto di quanto possano essere matti. C'è anche il portiere di movimento, per dire. Esatto, qua volevo arrivare. Il portiere di movimento, quello che una volta al campetto del parco si chiamava portieri volanti. Esatto, esattamente. Un po' diverso, ci sono delle regole ad hoc, ma facci capire un po' meglio questa... È una tattica, chiamiamola così, che viene usata ovviamente, come è ovvio che sia, dalle squadre che si trovano in svantaggio, perché una squadra che è in vantaggio ovviamente non si sogna nemmeno di togliere il portiere dal campo, e che appunto fa sì che tu abbia un giocatore, sicuramente un giocatore non marcato, diciamo, nella tua azione offensiva, perché va da sé che il portiere non marca nessuno, il portiere dei tuoi avversari non può marcare nessuno, non è che esce dalla sua porta per marcare il portiere di movimento, e quindi questo fa sì che tu, quando succede questa cosa, si gira molto il pallone, nel senso si fa passare da parte a parte, che poi è una prerogativa anche un po' del futsal, per cercare proprio di trovare l'uomo libero, che in questo caso è il portiere di movimento, e arrivare all'imbucata finale. È un'arma a doppio taglio, possiamo dire, perché certo, è un rischio. Esattamente, ho visto anche molte squadre che magari erano anche solo sotto di un gol, che però volevano riprendere a tutti i costi la partita, e hanno messo dentro il portiere in movimento, e alla fine hanno perso con più gol di scarto, perché poi va da sé che se non c'è il portiere in porta
un calciatore prende e tira anche dalla sua metà campo, sì, e sì, può far gol. Poi, come ti ho detto prima, sono molto bravi tecnicamente e quindi può tranquillamente farti gol. Non è una tattica che amo io, sinceramente, perché sono più, come ti dicevo prima, da spettatore, diciamo. Sono più le volte che ho visto portare a gol subiti piuttosto che le volte che ho visto portare a gol segnati. Però è una tattica molto 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 amata dagli allenatori di calcio a 5. Sì. Abbiamo ti ho fatto questa domanda a parte perché stavamo vedendo nella semifinale dei mondiali Brasile e Argentina attuare questa tattica, ma anche perché... Ma viene proprio sostituito il portiere, eh? Non era quello che hai visto tu, era semplicemente il portiere che usciva dalla sua area. Ok. Quindi fondamentalmente nulla di nuovo da quello che fa Neuer, quello che ha fatto Neuer con il Bayern Monaco. Lì entra proprio un giocatore di movimento, quindi un attaccante, un difensore o chi che sia, si mette un fratino e fa le veci di un portiere. E molto spesso c'è lo scambio proprio quando la tua squadra perde il pallone. Fai un cambio volante in cui chi è il portiere di movimento esce dal campo e rientra subito il portiere. Ok, perché ovviamente un portiere di movimento, anche se si trovasse dentro l'area di rigore, non potrebbe prendere... No, può parare, ma è molto difficile, okay, perché se tu ti trovi nell'altra metà campo dovresti fare uno scatto che nemmeno Bolt riuscirebbe a fare per andare a coprire la porta, quindi... Sì, l'abbiamo visto, un portiere di movimento che esce dalla propria area, ma il portiere di movimento vero è proprio il portiere viene sostituito. Esce dal campo e entra un altro giocatore. Ok, un po' come avviene nella pallavolo con il libero, no? Se voglio aumentare la potenza d'attacco della squadra, faccio uscire il libero e entra un giocatore d'attacco. E, ti dicevo, no, poi io personalmente ho visto le mie prime partite di futsal con il Campinoniene. L'avevamo detto a inizio di questa puntata di Futsal Arena, che è la prima, e giustamente dobbiamo anche raccontare quello che sarà l'evoluzione del programma, proprio per potervi raccontare al meglio il futsal, non solo quello giocato, non solo quello delle classifiche e dei gol, ma com'è nel nostro stile andare a scovare un po' nel dietro le quinte, negli spogliatoi, come si dice. Siamo andati a bussare alla porta del Campinoniene. Esatto, del Campinoniene, che è una delle tre società di futsal importanti, insomma, di livello del territorio più o meno di Roma. Ciampino è un comune a parte, però si può dire che sia frazione di Roma. E il Campinoniene ovviamente ci ha accolti. Ci ha accolti. Grazie a loro. Grazie, esatto. No, infatti non era nulla di ovvio, giustamente. Però ci hanno accolti a braccia aperte nel loro palazzetto. Abbiamo avuto modo anche solo in due amichevoli, poi, perché il campionato ancora inizierà il 9 10 ottobre, se non sbaglio. Il 10 di ottobre, quindi non questo, ma il weekend prossimo. E siamo andati a curiosare su qualcuna di queste amichevoli, e a parte che devo dire che, come dicevo all'inizio, trovarsi poi all'interno di un palazzetto, seppur semplicemente durante un'amichevole, ha fatto un certo effetto, soprattutto perché abbiamo avuto modo di vedere giocatori, calciatori di elevature internazionali. Intanto l'allenatore del Campinoniene è un allenatore che ha al suo attivo, anzi nella sua bacheca, diverse coppe. Ha allenato in Spagna, ha allenato la nazionale spagnola. State vedendo in questo momento qualche immagine, uno dei calciatori in maglia gialla, che è quella del Campino, Wilde,
che il grande Wilde. Il grande Wilde che è arrivato a Ciampino, sceso dall'aereo. Esatto. A questo mi riferivo. Che in un attimo, appena ha visto un portiere che aveva fatto un passo e mezzo di troppo fuori dalla linea di porta, ha alzato un campanile dalla propria metà campo. Per questo ti dico, l'errore è veramente ridotto al minimo, perché sono tutti super attenti. Lui ha visto da fenomeno qual è, da giocatore immenso qual è, ha visto che il portiere era due passi avanti rispetto al normale, e in un attimo ti punisce. Ci mette veramente un attimo a punirti. E quindi questo è bello, e ti fa apprezzare anche la mente che c'è dietro al gesto tecnico. Quindi complimenti a lui, non ne ha bisogno da non parte mia. Cioè, sicuramente non ha bisogno di ulteriori complimenti. Brasiliano, al suo attivo uno o due mondiali addirittura, mm-hmm, di futsal, proprio con la squadra verde-oro che stiamo seguendo. E 35 o addirittura mi sa 38 anni. Io se non sbaglio ne ha 40. Ah, addirittura ero. Se non sbaglio ne ha 40. Lo ringiovanivo ancora di più. Questo ovviamente non fa altro che aumentare la stima, insomma, la levatura dell'atleta, che comunque va detto che è un atleta che poi si pone nella situazione di arrivare in una squadra, in una società come il Ciampino Aniene, che e poi andremo a vedere un po', a capire meglio gli equilibri, mm-hmm, che ci sono all'interno del campionato di Serie A. E Ale, grazie Ale, buonasera, benvenuto. 40 conferma il 40, il presidente, e conferma insomma anche una certa predisposizione all'impegno, al professionismo. Non è facile, non è per tutti mettersi in gioco a 40 soprattutto anni. Dopo quello che ha fatto lui, dopo quello che ha vinto lui, poteva benissimo starsene a casa a guardare il mondiale su Sky, e invece preferisce continuarsi a allenare, perché chi ha giocato, ma non solo a calcio a 5, chi ha giocato a calcio lo sa, chi ha fatto sport lo sa, anche non serve per forza a livelli altissimi, si vive proprio di quell'adrenalina che ti dà la domenica, nonostante magari a 40 anni ovviamente non farà, credo io, l'allenamento completo, l'allenamento che può fare un ragazzo di 20 anni. Ovviamente avrà delle deroghe, chiamiamole così, non di non presentarsi all'allenamento, sia chiaro, ma magari di non poter fare appunto l'allenamento che fa un ventenne, anche perché avrà anche, vista la sua esperienza, un suo, tra virgolette, allenamento personalizzato. Perché ho visto di queste scene, cioè ho visto comunque, già l'anno scorso avevo visto un altro calciatore di livello assoluto, Bacaro si chiama, giocare in una squadra di minor caratura rispetto a quello che è lui effettivamente, e comunque mentre gli altri si allenavano lui era a bordo campo a fare stretching, eccetera, perché a 40 anni uno è conscio delle sue qualità, ovviamente è conscio di essere in una squadra, certo, ma è conscio anche del fatto che ha 40 anni e che quindi si deve preparare meglio appunto agli allenamenti, e deve fare dell'allenamento specifico. Guarda che ti dice si allena più degli altri, assolutamente. Ma su questo non c'era dubbio. Io dicevo che magari si allena anche un po' in maniera diversa. Certo, rispetto, avrà differenziato esattamente. Ai suoi compagni rispetto... Che si allenava più degli altri non c'erano dubbi, perché sennò non arrivi a 40 anni a questi livelli e non arrivi a vincere e a fare quello che ha fatto lui. Quindi che fosse professionista e che si allenasse al massimo, su quello non avevo minimamente dubbi. Però esatto, invece magari questo aspetto può essere non solo appunto quello di avere in squadra un campione di caratura internazionale, ma anche comunque un compagno di squadra più maturo, più esperto, fa gioco forza
sarà sicuramente utile per alzare il livello di tutti e soprattutto per alzare il livello dei giovani, giovanissimi, anche nel Ciampino Atleti, sì, nel Ciampino Aniene ci sono atleti giovanissimi, in classe 2001-2002, prospetti interessantissimi anche in chiave nazionale, come dicevamo prima, in chiave nazionale. Quindi sicuramente la presenza di un Wilde o chi per lui, insomma, anche a bordo campo, la presenza di un allenatore di assoluta esperienza sarà indubbiamente un plus per i nostri giovani. Ce ne sono tantissimi nella nostra Serie A. Assolutamente, siamo pieni di ragazzi molto molto interessanti, ma come dicevi te, questo per esempio è quello che ha fatto, facendo sempre un paragone al calcio a 11, perché magari chi ci segue è più abituato a seguire ovviamente calcio a 11, è quello che ha fatto il Milan con Ibrahimovic. Certo. Si è trovato una squadra di molti giovani o comunque giocatori da far crescere, da far fare il salto di qualità. Hanno preso il fenomeno che serviva, comunque il giocatore quadrato anche mentalmente, che ti fa capire che per arrivare a quei livelli bisogna fare quello. Con la mentalità da professionista, perché il professionista prima di tutto è un ruolo mentale prima che atletico. Esattamente, per quello ti dicevo che non avevo dubbi che lui si allenasse più degli altri, ovviamente. E quello fa scattare anche la scintilla nel resto della squadra, nel voler dar di più, nel voler essere al suo livello. Perché poi tutti gli sportivi sono competitivi anche tra di loro nella stessa squadra, con il sorriso, ovviamente. Ma tutti vogliono essere ai livelli del migliore che hanno in squadra. E quindi si alza di conseguenza l'asticella. Ed è una cosa bellissima, ed è una cosa che ti porta anche a scoprire qualità che magari non sapevi di avere, di essere più forte di quello che magari effettivamente pensavi di essere. E questo è quello che sicuramente ha voluto anche fare il Ciampino Aniene con questo super acquisto. Sicuramente poi non è poi l'unico, giusto, nella nostra Serie A sono molti tanti i giocatori di livello che sono approdati poi nelle ultime stagioni, se non sbaglio. Sì, perché comunque c'era stata dalle finali Acqua e Sapone, adesso mi sfugge, mannaggia, l'altra squadra storica, comunque Pesaro. C'era stata, no, il Pesaro viene qualche anno dopo, comunque sì, c'era anche il Pesaro in quelle, ma ce n'è un'altra che adesso possiamo chiedere aiuto alla regia ad Alessio, che è memoria storica anche del futsal, se sei ancora in chat, presidente, suggeriscici anche. Poi c'è stato un po' un momento in cui si è passato, e lì era il periodo in cui sempre Sky, però in quel caso Fox Sport, che era una sezione a parte, lavoravano sempre nel palazzo di Sky, lo trasmetteva Sky, ma erano comunque una redazione a parte, trasmetteva le partite in diretta. Poi da lì c'è stato, appunto, Fox Sport non c'è stato più, e di conseguenza si è andato anche un po' a perdere questo calcio a 5, mentre negli ultimi anni, gli ultimi 2-3 anni, si è riscoperto senza dubbio questa disciplina che, come dicevamo prima, ti fa innamorare, perché è veramente bellissima. Mentre intanto sta iniziando il secondo tempo. Palla al centro sul 2-1 per l'Argentina, ricomincia la semifinale dei campionati del mondo di futsal. Visto che abbiamo a questo punto introdotto un po' l'argomento club, l'argomento Serie A di futsal, volevo andare a fare un po' una specifica. Abbiamo parlato dell'Acqua e Sapone, che ora si chiama Pescara. Sempre Pescara, Acqua e Sapone, comunque mi sa, lo sponsor è rimasto quello. Abbiamo parlato e continueremo a parlare del Ciampino Aniene, però ecco, per dare un'indicazione a chi ci segue, magari non ha ancora potuto aver modo di apprezzare il campionato di Serie A di futsal, quali sono le squadre da battere, diciamo? C'è sicuramente il Pesaro,
quella Little Service Pesaro, che era la campione, campionessa uscente, quindi sicuramente il punto di riferimento da, da, appunto, da seguire. Però ci sono anche delle, delle squadre che sono molto interessanti da seguire, come il Napoli, per esempio, con Fortino davanti, che è un, uno storico attaccante anche della nazionale italiana, NI top 5, se non sbaglio, marcatori di tutti i tempi della nostra nazionale, quindi comunque un, anche se avanti con l'età, è un giocatore di tutto rispetto. E l'Olympus Roma, che è una delle, tue, delle tre squadre che appunto facevi, a cui facevi riferimento te, che l'anno scorso hanno stravinto il campionato di, il campionato di Serie A2, veramente senza, senza, senza nessun dubbio, hanno vinto praticamente tutte le partite da subito, lasciando veramente poco spazio agli avversari, basta vedere anche la differenza reti che hanno, 100 e più gol fatti contro una trentina subiti, questo ti fa capire anche della, del campionato che hanno fatto. Che sono molto curioso di vedere nel, nel campionato di Serie A1, anche solo per capire la differenza vera che c'è tra queste due categorie, perché sembra una banalità, ma comunque c'è una differenza abissale tra una Serie A2 e una Serie A1, e questo il campionato che potranno fare appunto Napoli e Olympus ci può anche far capire, ci può far capire anche, anche questo, soprattutto questo, proprio la differenza di livello e tra le due categorie, le, anche un po' quanto le squadre siano riuscite a colmare quel gap tra serie cadetta, diciamo, e serie maggiore, che comunque appunto è un gap rilevante. Qua il Brasile si porta quasi sul pareggio, e, però sono tante le squadre di Serie A1. Adesso sono 16, quest'anno sono 16, 16 squadre. L'anno scorso erano 14, se non erro. Comunque sì, sono 16 squadre, e da quello che ho potuto leggere, da quello che ho potuto sentire, sono state chieste, ovviamente, come ti avevo detto prima, un po' per la presenza di un emittente come Sky Sport, anche più garanzie, che erano quelle che un po' sono mancate negli altri anni al futsal, proprio perché bisognava per forza legarsi a uno sponsor enorme che ti possa, che ti potesse coprire ovviamente tutto, non tutto, comunque ti potesse dare una mano nella, nella gestione finanziaria di quella che può essere una squadra di calcio a 5, e quindi sono state chieste molte, molte più garanzie, proprio perché adesso vogliono che diventi, speriamo, un prodotto vendibile a tutti gli effetti, e che quindi non ci siano quelle rinunce ai campionati che siamo abituati a, a vedere, ovviamente magari in Serie A1 meno, però nelle, già in Serie A2 e in Serie B si vedono spesso rinunce a campionati, anche a campionato in corsa, quindi, e sono cose che se tu hai un emittente come, come Sky non ti puoi permettere, ovviamente, proprio certo, perché ti chiedono delle garanzie effettive. Quindi e da poi questo ti chiedono delle penali pesanti, certo, se non, certo, gli garantisci. Non te lo so dire, ma immagino no, no, immagino di sì. Lo do abbastanza, lo do per abbastanza scontato, per scontato, certo, per certo, esatto. E beh, sarà sicuramente un campionato interessante, un campionato da seguire, un campionato che riusciremo a... Luparense, adesso io perché sono un pignolo, di calcio sono un pignolo, e quindi se mi vedevano smanettare con il dito era perché sono andato a cercare che squadra era la Luparense, che vabbè, era una mia curiosità, che faceva appunto le finali con l'acqua e sapone trasmesse da Fox Sport. Da Fox Sport, quindi era l'altra squadra... L'altra squadra fuori, che per esempio adesso non c'è più, e ti parlo comunque del 2016-2017, se non sbaglio, quindi non così tanti anni fa. Non c'è più proprio non c'è più la Luparense. Sì, sì, okay. non c'è più la Luparense, perché magari non mi ricordo adesso, non faccio né nomi né eccetera, perché non ho ben memoria, ma mi dissero perché presidenti di squadre di Serie A1 di calcio a 5 preferiscono magari andare a investire su un altro sport che agli occhi nostri, miei, può sembrare minore, ma che magari è più redditizio. Certo. E quindi le squadre venivano smantellate, e chi andava di qua, chi andava di là, andavano a rinforzare le altre società. Perché ovviamente poi questo va sempre ricordato, poi sentiremo
avremo modo di sentirlo anche dalla viva voce del presidente Alessio Vinci. Queste società, questi sport vivono anche tanto di passione, oltre che di passione ovviamente, ma anche di scuole, di bambini, di ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo sport. E poi è inutile negarlo, insomma, l'abbiamo fatto anche, penso, tutti o la maggior parte di noi da bambini. Quando vai a scuola calcio, a pallavolo, a basket, paghi la tua retta, certo, la tua retta annuale. Quello per una società, quantomeno il kit, diciamo, rappresenta un introito. Il problema del futsal è forse un po' questo: il fatto di subire ancora tanto la concorrenza, soprattutto da bambini, del calcio a 11. Ma guarda, ti dico, da bambini si gioca a calcio a 5. Perché tu ovviamente non puoi pensare che un bambino di 6 anni venga messo in un campo di calcio 11, perché neanche in 40 potrebbero coprire un campo di calcio 11 ai bambini di 6 anni. Il problema, tra virgolette problema, o quantomeno da noi dentro il futsal, è che vengono cresciuti nel calcio a 5 fino ai 10 anni per poi passare al calcio a 11. Quindi è un calcio a 5 in funzione del calcio a 11 per arrivare al calcio a 11, perché poi inizi a giocare a 8 e poi ti mettono nel calcio a 11. Mentre invece è un altro sport proprio, e che quindi potrebbe essere allenato già dalla tenera età proprio per praticare calcio a 11, per calcio a 5, scusami. E quindi sta qui la differenza. Ma tutti partono inevitabilmente dal calcio a 5, che però ovviamente è fatto allenato in maniera diversa, come ti dicevo prima. E certo, poi di sicuro una società di Serie A di futsal non ti fa la scuola futsal per poi farti giocare in un calcio 11. Qua nel frattempo Ferrao si fa ammonire dopo il gol. Esatto, Ferrao capocannoniere del torneo, sì. Comunque non ci sta giustamente a star sotto di un gol. Nonostante tutto, credo che anche in una partita di dama, di scacchi o di freccette, Brasile e Argentina vogliono vincere tra di loro, proprio perché sono Brasile e Argentina. Poi lo sport passa in secondo piano quando ci sono queste rivalità. Giustamente. Noi infatti eravamo sicuri al 100% di vederci una partita sicuramente combattuta. Tant'è calcio... che poi è la, tra virgolette, la rivincita, può essere la rivincita di quello che è stata la Coppa America. Brasile-Argentina in finale ha vinto l'Argentina, quindi sta succedendo per ora la stessa cosa. Però immagino che comunque chi segua calcio a 5 è amante anche del calcio a 11, e quindi i tifosi brasiliani e i giocatori del Brasile anche abbiano questa voglia, quindi immagino anche la... Ovviamente, un Brasile-Argentina l'hai detto Brasile, tu, quando c'è una palla scacchi, in mezzo è un... Esatto, no, ma anche se non c'è la palla, Brasile-Argentina, va bene così. Certo, ce lo aspettiamo tutti così. E, allora, abbiamo parlato del campionato di Serie A. E abbiamo parlato anche del Ciampino Aniene, e sono tante le cose che andremo a scoprire, perché andremo a stuzzicare, insomma, i protagonisti sia di questa società, anche sia giocatori che, insomma, staff tecnico. Io sono molto curioso di parlare con il mister, perché sono sicuro che un allenatore di futsal avrebbe tantissime cose da raccontarci, molto più di quello che potrebbe fare. Assolutamente. Quando prima ti facevo l'analogia con il basket, proprio anche lui mi disse: molti schemi, molte cose si riprendono anche proprio dal basket. Ah, proprio cosa... i movimenti sì, campo. Esattamente, gli schemi. Si fa riferimento anche alla pallacanestro, quindi per quello non era un paragone così campato in aria, no, certo. Poi quando te lo riporta il CT della nazionale è anche sempre, perché se non era lui viene proprio dal basket anche, quindi... Ah sì? Mm-hmm. Ah, questa cosa non la sapevo. E, no, sicuramente poi ecco, e una
un'intervista a Massimiliano Bellarte era già andata in onda su atletanews.sport, la potrete ritrovare sia sul nostro canale YouTube atletanews.sport oppure sul nostro sito, sulla nostra testata giornalistica. Avete comunque tutti i link necessari e sufficienti nelle informazioni del canale, del nostro canale Twitch. Basta che scorrete un po' sotto dove state guardando informazioni, ci sono tutti, tutti i link. E, ma dicevo di, del Ciampino Aniene, parleremo con giocatori, calciatori, staff, ma prima di tutto abbiamo voluto parlare con la prima figura, con la prima figura. Giustamente non è la prima, perché ce ne sono altre che lo affiancano, ma Alessio Vinci, che è il co-presidente del Ciampino Aniene, è passato qui e gli abbiamo fatto qualche domanda, ci ha rilasciato insomma delle dichiarazioni interessanti che direi di andarci a sentire. Allora, buonasera a tutti, benvenuti, bentornati. Oggi un piccolo anticipo di quello che poi andremo a vedere, di cui andremo a parlare nelle settimane, nei mesi che verranno, perché è qui con noi oggi Alessio Vinci, co-presidente del Ciampino Aniene di Futsal, che ci parlerà un po' meglio della sua società, di quello che gira intorno al mondo del calcio a 5. Intanto benvenuto Alessio. Grazie dell'ospitalità. Grazie a te per essere qui e soprattutto per averci dato la possibilità di venire un po' nel dietro le quinte, entrare negli spogliatoi del vostro palazzetto, della vostra squadra, proprio per conoscere meglio questa disciplina e questo sport che sta esplodendo, no? Giusto? Io penso che il nostro sport nasce come uno sport di nicchia, quindi poi dopo tramite gente come voi, tramite quest'anno fortunatamente anche Sky Sport, tramite la divisione, riusciamo comunque a portarlo fuori da quello che sono i palazzetti, i circoli sportivi. Per noi è importante perché è uno sport che secondo me dovrebbe stare alle Olimpiadi, infatti ci sono una grossa frangia che vuole portarlo. Stiamo vedendo in questi giorni i mondiali su Sky, e comunque è una cosa molto importante. E è una vera e propria disciplina, sì, è una vera e propria disciplina. Secondo me è uno sport molto divertente, è uno sport propedeutico anche al calcio e soprattutto è uno sport che dà grosse emozioni, noi siamo prettamente legati a quelle. Bene, questo sicuramente si evince anche dal modo, dal furore con cui ne parli ogni volta. Non è la prima volta che con Alessio parliamo di futsal, e questo devo dire che è sempre emerso. E il Ciampino Aniene, ovvero la tua società, la vostra società, è una società di serie A, e come tante altre è una società che ha le proprie radici in provincia. Ciampino, per chi non dovesse saperlo, è un comune alle porte di Roma, con il famoso principalmente per l'aeroporto, però è un piccolo comune, si potrebbe dire, anche se piccolo comune per un comune vicino a Roma è sempre uno sproposito. Però per cosa vuol dire per una comunità come quella di Ciampino avere una società che poi milita in un campionato nazionale? Io penso, Ciampino io la conosco da poco, nel senso che la conosco per la tradizione sportiva, sono grandissimi appassionati. Io quando andavo a giocare lì nelle categorie inferiori ho sempre riscontrato un grosso feedback da parte del pubblico, e questa cosa mi ha sempre affascinato molto. Io la definisco una città nella città, perché comunque Roma rispetto a tanti altri posti è enorme, è infinita. Però la provincia secondo me aiuta molto, nel senso che io nel mio trascorso, questi 7-8 anni che faccio il presidente, sono partito da un piccolo quartiere, Coglia Aniene, la mia Virtus Aniene 2013, e ho scalato tutte le categorie. Mi sono anche spostato poi dal mio quartiere, quindi sono andato a giocare al Palatulipa, all'Euro e tutto quanto. Solo che la passione che ho trovato lì mi ha dato una grossa carica, perché comunque in queste piccole realtà, tra virgolette sempre, c'è grossa passione. La passione porta avanti lo sport e porta avanti gente come noi che tolto il lavoro primario investe il suo tempo in questo sport, che è fantastico per questa gente, perché quando vedi un'amichevole a porte chiuse
con 40-50 persone che ti hanno di venire a vedere la partita, già capisci che l'ambiente è quello giusto. Vi assicuriamo, possiamo dare conferma di questo, perché poi ne vedrete assolutamente anche su, anche su Atleta TV, di scene di questo genere, però abbiamo assistito a, a vera passione anche, in, anche nel palazzetto di Ciampino, ed è proprio forse quella passione che ha attratto, l'hai detto tu poco fa, anche Sky Sport, che quest'anno poi ha sviluppato una programmazione di tutto rispetto per il futsal. Devo dire che ci mettiamo dentro anche noi, perché nel senso noi sul nostro canale, sulla nostra testata giornalistica, parliamo principalmente di storie, storie di sport e quindi di passione. E quindi ti volevo chiedere dov'è, dove nasce questa forte passione per chi segue, di chi segue il futsal, e se pensi che l'apporto, l'entrata in gioco, diciamo, di un grande protagonista come Sky Sport possa portare maggiore, maggiore passione, oppure da un'altra parte un po' snaturare quella natura, quell'elemento appunto che dicevi tu del territorio, della vicinanza, della provincia, che invece fino adesso ha avuto. Io penso che il vantaggio di questo sport che ha avuto fino ad oggi a volte è stato il suo svantaggio, no? Nel senso che rilegare il calcio a 5 a uno sport, al calcetto di una volta, no? Era quasi, vabbè, i dopo lavoristi vanno a giocare la partita 5 contro 5, siamo 10 e giochiamo perché non possiamo più giocare a calcio. Invece no, dietro c'è grossa passione, ma c'è grossa disciplina, fuori dall'Italia è uno sport a tutti gli effetti professionista, e quindi siamo noi che siamo un po' indietro. E se tu guardi la Spagna, il calcio a 5 o futsal nasce da lì, è una cosa pazzesca, cioè è legato alla divisione, la divisione di calcio a 5 in Spagna è ad oggi è la LNFS, quindi praticamente è praticamente la stessa del calcio, il corrispettivo della nostra VGC. Tant'è che si è detto molto spesso ultimamente, soprattutto, che la VGC voglia riprendere il calcio a 5, perché comunque stiamo parlando del secondo sport più praticato sul territorio, quindi comunque relegarlo a uno sport di serie B non è così. E io dico che mai come quest'anno, al di là di Sky Sport, che per noi è una visibilità importante, tutti i presidenti della Serie A con cui io ho un ottimo rapporto e che, con cui ci confrontiamo spesso, perché abbiamo un gruppo WhatsApp, comunque facciamo riunioni su Zoom e tutto quanto, sposano questo progetto di visibilità, perché comunque vogliamo far vedere che il calcio a 5 non è un qualcosa di serie B, non è quello che si vede, non è solamente quello che si vede nei circoli sportivi, perché poi anche quello fa parte della disciplina, è come tennis che poi è passato al paddle e tutte queste cose qua. Per me siamo una disciplina importante che può, tramite la visibilità, ma anche tramite quello che stiamo facendo noi insieme, dare risalto a tutti i canali social che esistono in questo momento e che merita questo spazio, perché vedere una partita di futsal di serie A a alti livelli è, come diciamo a Roma, è tanta roba, insomma. È veramente tanta roba, ed è veramente tanta roba poi la passione appunto che traspare in campo, sulle panchine, sugli spalti e anche sugli spalti della dirigenza, perché anche questo va detto. Alessio è il co-presidente del Ciampino Aniene, lo vedete così in giacca e cravatta, ha una visibilità da professionista, ovviamente. Sembra quasi sciocco dirlo, però ovviamente non si sta parlando di presidenze, di emiri o di petrolieri, si sta parlando di tutti, sempre di professionisti, che però in primis sono mossi da una grande passione. Non siete mossi, o comunque vi auguro che sarete mossi domani dagli introiti, però per adesso il volano principale è stata la passione. E come si fa quindi a coniugare il proprio lavoro personale, giustamente l'hai sottolineato, la passione, ma poi tutto l'impegno che necessita portare avanti una squadra? Guarda, quando inizi, come io lo reputo uno sport droga, no? Quando inizi è tutto semplice, Serie D, squadra di amici, dici vabbè, facciamo il torneo, ci vediamo una volta, invece di fare il torneo facciamo la Serie D. Poi dopo purtroppo
se vuoi fare una cosa fatta per bene, e quest'anno ti confermo che tutte le squadre Serie A avranno avuto un trascorso così perché vogliono fare le cose fatte per bene, poi ti evolvi e quindi dici ok, gli amici non si possono più usare, io non posso più giocare, faccio il presidente, mette fuori a far presenza se voglio crescere. E io ho fatto questa scelta e tanti come me hanno fatto questa scelta, quindi siamo tutti magari persone che sono partite con la voglia, con l'azienda, tanti hanno l'azienda di famiglia, tanti come me hanno tanti sponsor, tanti amici, perché poi alla fine nasce così. E poi col tempo ci prendi gusto e quindi dici faccio la Serie B, vado a giocare in trasferta, ti senti un vero e proprio professionista, perché noi fondamentalmente abbiamo gli stessi impegni di un professionista, anche essendo dilettanti, perché alla fine se tu vai a fare il conto, la mia società ha un allenatore spagnolo che fa questo di mestiere, ha tanti giocatori che fanno solo questo di mestiere, perché comunque devi fare, in Serie A devi fare per forza questo step, è naturale, e se allenano 4 mattine, tutte palestre, pomeriggi, quindi praticamente parliamo di... Ci alleniamo molto più di magari del calcio. 7 su 7 complete trasferte, quindi comunque diventa una privazione importante. Però ti dico che secondo me questo è... ti muove la passione, però poi dopo ti muove il fatto che ti rendi conto che stai costruendo qualcosa di importante, come quando magari avete cominciato voi con, no, certo, col microfono a casa a fare registrazioni, come quando comincia un professionista le prime volte a rubare con lo sguardo l'avvocato, il notaio, le cose, è tutta un'evoluzione, sta dentro di noi poi scegliere la strada giusta, insomma. No, infatti sarà bellissimo e sarà anche interessante e divertente seguire questa evoluzione e vedere come appunto nel caso di Alessio è emblematico, cioè passare dagli scarpini alla giacca e cravatta, no? Proprio... quello purtroppo è più per lavoro che per altro, però perché mi avete visto, insomma, il sabato cerco di trovare la mia fase in borghese. Ok, quindi... e comunque, insomma... Però faccio sempre la mia figura, insomma. È rispettabile. Senti, volevo parlare con te invece anche del prospetto italiano. Abbiamo parlato di Serie A, quindi di club, tanti giocatori che vengono dall'estero un po'... per forza di cose, appunto perché all'estero c'è più professionalità, ma l'Italia, comunque la nazionale italiana di futsal rimane una delle squadre top a livello mondiale, anche se nell'ultimo mondiale che si sta giocando adesso non abbiamo agganciato la qualificazione, ma abbiamo già agganciato quella di gennaio, febbraio, ci saremo per gli europei. Quindi qua è importante capire da una parte come le società vogliono alimentare in qualche modo il futsal italiano e quindi magari tirar su i giovani prospetti. Voi anche all'interno avete dei giovanissimi, insomma, che avete avuto anche in qualche modo il coraggio di buttare su un parquet di Serie A, e come d'altra parte invece proprio la federazione, la Lega, può aiutare Mister Bellarte a tirar su una squadra che chissà che risultati potrà ottenere, insomma. Io penso che quello che ha fatto Max, che saluto se ne avrà modo di vedere questa intervista, è stato un ottimo lavoro, un grande lavoro, è ripartito dalle basi, ha cambiato un po' tutto. Poi lui comunque è un allenatore molto importante a livello nazionale, e quindi eravamo sicuri che avrebbe fatto un grandissimo lavoro. Ha una metodologia, l'ha portata, ha portato il suo gioco, e quello poi ha dato risultati, perché comunque alla fine ci sono stati. Noi abbiamo sempre avuto nel giro della nazionale qualche giocatore. L'anno scorso avevamo Skinina, che andava spesso, quando eravamo solamente Cyber Telaniene. Quest'anno abbiamo dei prospetti interessanti, abbiamo un giocatore come Raubo che è sempre sul filo di passare alla nazionale maggiore. Io penso che però la vera problematica in Italia sono purtroppo i palazzetti, non ci sono. Io parlo per Roma, noi a Roma abbiamo 40 squadre, penso, anche a livello molto alto, cioè in Serie A ce ne sono 3, eppure dobbiamo fare aggomitate per avere la possibilità di allenarci in modo professionistico. E la stessa cosa vale per i settori giovanili, non ci sono i campi, e quindi come facciamo a portare un bambino dal calcio a 11 al calcio a 5 se non c'è struttura? Dove c'è struttura, in realtà, dove c'è struttura, per esempio del mio amico Paolo Morlino di Padova,
lui ha praticamente lì al monopolio, c'ha più di 1000 bambini, perché hanno strutture coperte. Al nord ci tengono di più, sarà per la fase climatica, sarà per quello che è, però comunque penso una città come Roma meriti più strutture. Con le strutture si può ampliare il tutto, ma questo penso sia lo step successivo al fatto che il calcio a 5 diventi uno sport professionistico o vada alle Olimpiadi, tutto così. Come i campi da padel adesso sono quasi tutti coperti, sono nati che erano tutti scoperti, e tu dici che è sto coso. Però adesso con tutto va dell'esperienza e della visibilità che uno sport ha, fondamentalmente è questo. Perché poi la passione a un certo punto, se non ci sono, io sono contento che si stanno evolvendo tantissime società verso l'online, verso strutture come la vostra, verso Sky, verso l'anno scorso la Rai Sport, perché comunque più uno ha la possibilità di mettersi in mostra, più ha visibilità. Quando hai visibilità poi devi fare il buono e il cattivo tempo, nel senso che se tu te la giochi bene, poi dopo il ragazzino che si innamora di Wilde da noi, no? Viene a vederlo al palazzetto e poi lo vede in televisione, è un bambino che domani va dal papà e dice: posso andare a fare scuola calcio 5? No, perché non c'è il campo. No, perché sei il terzo gruppo, perché abbiamo un'ora e mezza, follia. Cioè, se noi ragioniamo perché così... Perché poi c'è il basket, c'è il pallavolo... Giustamente. Il problema è che mancano le strutture. Se ci fossero le strutture, penso che... Se tu vai a Roma e chiedi un'ora di campo al chiuso, a qualsiasi struttura, non te lo può dare nessuno perché non ci stanno. Manco per giocare così a 1000 euro, è uguale. Quindi questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema, devo dire che poi durante la nostra esperienza è un problema che abbiamo riscontrato in molti sport, in molte società, purtroppo, perché poi quando si dice che è il territorio, perché va bene la visibilità, va bene Sky Sport, va bene Twitch, va bene Facebook, va bene tutto, però poi a calcetto, calcio, futsal, pallavolo, pallanuoto, basket, se non c'hai la rete non puoi se giocare, se non c'è la rete non puoi giocare, se non c'è il campo non puoi giocare, se c'è il canestro non si può giocare, quindi capitiamo anche forse a fagiolo, visto il periodo elettorale, qualcuno non voglia che insomma si pensi anche allo sport di prossimità, oltre visto che poi abbiamo visto quanto lo sport è sociale. Lo sport è la cosa più importante che c'è, perché dopo, soprattutto dopo 2 anni come quelli che abbiamo vissuto, mascherine, pandemia, non uscire di casa, i bambini sono cambiati totalmente. Chi era piccolo ha passato 2 anni a casa col tablet e le cose, quindi adesso quando vai a cena con degli amici che hanno i figli praticamente, gli si dà il sonnifero col telefonino. Una volta si mettevano a meno, parlano tra di loro se c'erano le stesse età. Una volta se tu giravi per Roma nei parchi, pure sotto a Caracalla, stavano a fare porte con gli archi e giocavano col pallone. Adesso ormai no. E quindi, essendo cambiata questa cosa, si è perso tanto contatto delle persone. E quindi lo sport aiuta a far questo. Fondamentalmente lo sport è sociale, in primis. Poi diventa tutto quello che è disciplina, però non è detto che mio figlio che vuole giocare a calcio a 5 deve diventare per forza Wilde. Magari diventa che smette a 18 anni, però magari è stato per 10 anni a contatto con Giulio, con altri bambini e ha cresciuto la sua personalità, si è confrontato con realtà diverse, perché purtroppo quando stai dentro quattro mura diventa certo difficile rapportarsi con qualcuno che non sia il telefono, il tablet o qualsiasi cosa. Quindi cerchiamo di far... facciamo sport, facciamo che sport è importante, a qualsiasi livello, certo. E a qualsiasi età, ovviamente, bravo, vanno fatti secondo le regole dello sport e le regole della convivenza civile, quindi nei luoghi idoni, giusti, se ci fossero e fossero utilizzabili. E, però ecco, diciamo che possiamo anche chiudere la nostra chiacchierata qui, augurandoci tanto tutto il meglio, vabbè, se, certo è di parte, non sarebbe da bravo giornalista, grazie, però grazie. Ci auguriamo il meglio per anche noi, il campionato, però ci auguriamo il meglio anche per il futsal, per la sua Serie A, per la nostra nazionale e soprattutto prendere spunto dalle nazionali poi che vincono, no? Quindi lasciando stare per un attimo il calcio dei grandi contratti, dei grandi numeri, non certo, dei grandi contratti, cioè, altri introiti, però prendendo spunto per esempio anche dalla pallavolo, che poi è vostra più vicina, perché sempre di palazzetti parliamo, sempre di prossimità
parliamo, che però ha avuto da sempre un percorso anche giovanile nelle scuole, sempre impegnato, e poi le nazionali maschile e femminile vanno a vincere. Sei pescata lì, come diciamo prima, se non sai quanti bambini praticano il tuo sport o tanti ragazzi che nemmeno sanno che potrebbero essere idonei o no, perché poi ci sono gli insegnamenti, le cose, diventa difficile. Tanti giocatori sono usciti fuori dalla Serie D di calcio a 5, sono finiti in Serie A direttamente. Uno è un mio amico Giuliano Fortini, che saluto, per giocare al Pesaro Ital Service. Lui è un giocatore così, si allenava l'anno prima al campo vicino a me in Serie D, l'anno dopo adesso sta a Pesaro, sta in nazionale. Delle storie ce ne sono un milione così, che ce ne sono un milione e saranno un milione di storie da raccontare. Grazie Alessio, grazie a voi, ci rivedremo sicuramente presto. Assolutamente sì, non mancheremo. Ciao. E eccoci, eravamo là sotto a seguire ancora l'intervista di Alessio e di Alessio Vinci, co-presidente del Ciampino Aniene, mentre stavamo seguendo anche la semifinale del campionato mondiale di futsal, Brasile contro Argentina. Insomma, l'abbiamo detto più volte, non una partita qualunque, di qualsiasi sport si tratti. Mancano 6 minuti e mezzo alla fine di questa gara, che ancora si attesta sul risultato che era quello della di quando ci siamo lasciati. Di quando ci siamo lasciati, 1-2 per l'Argentina. Ci sono stati, credo, Marco, sicuramente sei più esperto tu di me. Sopra, lo sai che me lo stavo chiedendo anch'io. No, non perché sono 5 cartellini gialli. No, assolutamente no. Non te lo so dire perché non mi era capitato ancora di vederlo, quindi andremo a indagare, e per la prossima puntata ti farò sapere. Perfetto. No, che magari è una grafica di Sky, perché prima effettivamente non c'erano, quindi sì, è una grafica di Sky, e quindi non esattamente in questo momento non ti so dire bene a cosa si stia riferendo. Poi 5 sì, per sì, parte sì, sì. Chissà, magari dalla forse dalla sono i timeout, sai, non lo so. Ah, forse sono i timeout potrebbe essere. Forse dalla chat qualcuno potrebbe venirci in soccorso, esatto. E nel frattempo noi ci... Per esempio adesso non mi stupirei che il Brasile mettesse il portiere di movimento, quello di cui stavamo parlando prima. Ah, beh, sì, potrebbe, forse, oddio, 5 minuti... No, adesso ancora, in senso... Sono ancora tanti, però... Prima della fine della partita, diciamo. Potrebbe essere, beh, anche perché... Non hai nulla da perdere, non quello hai nulla, il senso nulla di... da perdere. C'è la panchina dell'Argentina che praticamente è in campo. Sì, sì, anche questo è il bello. È tipo NBA così, capito? Sì, sì, come, sì, come decisamente, prima. Decisamente ci sono tantissime analogie, tantissime similitudini con il basket sotto tantissimi punti di vista. Anche, devo dire, anche la fisicità e l'agonismo dei giocatori che i giocatori mettono in campo è tutt'altra cosa rispetto a magari tanto di quello che si può vedere nel calcio a 11. E detto questo, cari amici, vicinissimo al gol del pareggio, si mette le mani sul viso il CT del Brasile, vicinissimo. Il Brasile, un beh, però è stata deviata questa. No, non mi sembra. Comunque una grandissima giocata. Una no, grandissima, infatti, sì. Infatti riparte l'Argentina. Potrebbero essere le sostituzioni, che sono massimo 7, dice Mario. Intanto bentornato a Mario il Figo, il nostro utente con, più figo. Con il nick più... come si dice? Vabbè, originale. Niente, originale di tutti e soprattutto modesto. Ciao Mario, e grazie sempre di aiutarci, coadiuvarci dalla chat. Gli utenti e i ragazzi che seguono Atleta TV sono quanto di più prezioso che abbiamo. Ma torniamo a noi, perché all'inizio vi avevamo fatto una promessa.
Ce l'eravamo fatta anche a noi stessi. Purtroppo ogni tanto le promesse non possono essere mantenute per cause di forza maggiore. Quindi Massimiliano Bellarte, CT della nazionale italiana di futsal, purtroppo non è riuscito ad arrivare in tempo, insomma, per collegarsi con noi e per le nostre domande. Ovvio, abbastanza ovvio, che questo significa che probabilmente non vi dovrete perdere le prossime puntate di Futsal Arena, perché andremo sicuramente a rinnovare l'invito a Massimiliano, che sono sicuro che sarà ben disposto a venirci a trovare di nuovo, anche perché abbiamo tantissime domande da fargli. Siamo molto curiosi di quello che potrà essere il cammino della nazionale azzurra nei prossimi europei di futsal che si terranno a gennaio. E poi sarà anche un'occasione, diciamocelo, mercoledì prossimo, per parlare con lui e non solo con Bellarte dell'inizio del campionato di Serie A italiana di futsal. Sappiamo, per giusti motivi istituzionali anche professionali, che un CT della nazionale non parla facilmente e volontariamente del campionato per club, per logiche ragioni, ma è anche vero che un selezionatore poi da qualche parte deve andare a selezionare. Mi sembra chiaro. Mi aspetto che, come starà studiando questa partita, andrà a studiare. Dico che secondo me studierà ancora di più domani, sempre per ovvi motivi, perché Brasile e Argentina ovviamente non le ritroveremo nell'Europeo, mentre Portogallo e Kazakistan, che è la semifinale di domani, sì. E quindi secondo me domani sicuramente se la studierà ancora di più di come sta facendo oggi. Quindi ancora più interessante la semifinale di domani per noi, assolutamente, per tutti gli appassionati di futsal. Ecco, che il portiere al 6 sulle spalle, perché non è il portiere, è il numero 6 del Brasile. È entrato, quindi, come stavamo dicendo, come ci spiegava Marco. Vedi come fai girare il pallone per poi provare a trovare la soluzione. No, non ci credo. È stato un palo? Sì, entrambi, mi sa. Comunque, quello che dicevamo, cioè la tattica del portiere di movimento. Portiere di movimento, che consente a una delle due squadre, a quella in svantaggio di solito, di avere una superiorità numerica in campo. Adesso le stiamo vedendo proprio tutte, perché mancano due minuti e 15 secondi. È una particolarità, e vedi come gioca l'altro giocatore, chi che sia, sulla linea proprio di fondo campo, per ricevere la palla e mettere subito la sponda dentro. Vedi, a turno, poi si allarga di là quell'altro, comunque è così, diciamo, che si gioca con il portiere di movimento. Però, ecco, come dicevamo, se sbagli, esatto, basta un errore che dietro sei completamente nudo, come mamma ti ha fatto, e quindi si rischia tanto. È anche vero che a questi livelli magari l'errore si rischia un po' meno, anche certo, se sei all'ultimo minuto di un tuo mondiale potenzialmente. E l'agonismo può giocare brutti scherzi, ma sicuramente un finale di partita interessante che seguiremo. Dicevamo, sarà da seguire sicuramente anche la semifinale di domani. Dicevamo anche che quello era Di Maria, era il fratello esatto, sì, di calcio a 5 di Di Maria. E dalla settimana prossima invece, con la puntata di Futsal Arena di mercoledì prossimo, saremo ormai alle porte, alla vigilia della prima di campionato. La prima di campionato, oltretutto, di sabato 9 ottobre. Di sabato 9 ottobre, che vede già in campo il Ciampino Aniene contro il Meta Catania. E poi invece quali sono le altre
Cioè sicuramente il sfide. Big Match, che tra l'altro è quello che va in onda, che possono seguire tutti su Sky Sport, che è Pesaro, che come dicevamo prima è la squadra da battere, perché è la campionessa uscente, contro il Napoli, che è un'altra squadra, vedi, che stava facendo gol, per dirti, il portiere di movimento. È l'altra squadra di cui parlavamo prima, che ha stravinto il campionato di A2. E quindi abbiamo la squadra che ha vinto il campionato di Serie A lo scorso anno e la squadra che ha vinto il campionato di Serie A2 lo scorso anno. Quindi abbiamo subito la prova di quello di cui stavamo parlando prima, diciamo. Questo è sicuramente il big match. Mi è venuta una domanda al volo, ma se si dovesse pareggiare alla fine del secondo tempo, come si procede? Ci sono i supplementari. Sì. E poi calci di rigore. Vabbè, questa è la mia ignoranza che mi piace sempre manifestare. E altri accoppiamenti invece da seguire per l'inizio del campionato di Serie A, dicevamo la Polistena, dicevi, o... Ah, ecco, no, c'era proprio il caso del giocatore del Catania. Del Catania. Quando qua mancano 2 secondi e di solito... E c'è già chi prega in mezzo al campo e chi piange in mezzo al campo. Esatto, sì. Esatto. Sì, ti dicevo appunto questa particolarità. Chi è un invasato, possiamo dire così, di calcio, come lo sono io, se lo ricorderà, Marco Biagianti, giocatore del Catania, tra l'altro, se non sbaglio, Catania di Montella, Catania di Simeone, il Catania quello con Papu Gomez e Morimoto, c'è un altro tossico dalla regia, dall'altra parte. Esatto, dalla regia c'è chi annuisce, quindi questa cosa mi fa piacere, che appunto si è voluto affacciare al futsal, ok? Magari con chi diceva, sì, ma tanto tu hai giocato in Serie A a calcio a 11, te li bevi a colazione i giocatori di futsal, e invece lui stesso ha detto che è completamente un altro sport, che si è dovuto abituare nella maniera più assoluta, perché sono ritmi infernali e la tecnica di base, la tecnica individuale è veramente a livelli alti, perché come ti ho detto prima non puoi sbagliare, il margine d'errore è veramente veramente minimo. Va bene, qua nel frattempo vediamo un classico Brasile-Argentina, non permettono assolutamente di far ripartire il tempo per gli ultimi due secondi di partita, ma qua insomma già vediamo le facce sì, dei sì. giocatori brasiliani piuttosto affrante. E bene, a questo punto direi che più o meno abbiamo detto tutto, ci siamo dati mi hai dato una bella infarinata di futsal giocato. Abbiamo visto, e questo fa sempre piacere, una bella partita, questo indubbiamente. Seguirò anche quella di domani. Io da parte un mia un secondo, no, questa, vediamo se riescono a calciare in porta. Un secondo alla fine, palla al Brasile. Che poi finché non la tocca nessun altro è valido. Cioè, nel senso, il passaggio non vale. Quindi nel momento in cui la palla arriva, lui calcia e parte il cronometro. Quindi hanno effettivamente la possibilità di fare gol. Ah, ok, chiaro. Il portiere dell'Argentina nel frattempo si butta per terra. Questa sì. è una tattica... Sì, proprio... sì, è misteriosa anche a me questa tattica. Il tuffo per terra. Il coccodrillo, sì. Ci fanno cenno la leggenda. Il coccodrillo di Messi di ieri che ha fatto scalpore. Ad esempio Messi sarebbe un giocatore di calcio a 5 fenomenale, un giocatore pure anche di freccette di futsal. basta che le tira con i piedi, comunque sarebbe campione anche di freccette. Bene, quindi allora adesso noi stiamo seguendo praticamente l'ultimo secondo reale di questa partita. A questo punto noi ci siamo affezionati e non possiamo esimerci dal vederlo, e niente, finisce qua il mondiale del Brasile, passa in finale l'Argentina, che
che dovrà affrontare appunto una delle... Tra il Portogallo e il Kazakistan. Una delle due europee della semifinale di domani. Marco, questo è veramente, veramente tutto. Io ti ringrazio intanto per stasera e ti faccio l'in bocca al lupo per le prossime. Poi ce lo facciamo da soli. Poi ci sarò io, ma certo, qua insomma siamo... siamo tra noi, è giusto che sia così. Io saluto ovviamente tutti i ragazzi che ci hanno seguito in chat. Ringrazio e saluto Vischio, il nostro moderatore, Mario, che non ci ha abbandonato fino alla fine, Roberto, Augusto, Alessio Vinci, che è venuto a trovarci, il co-presidente del Ciampino Aniene, ci è venuto a trovare anche in chat, questo fa molto piacere, lo ringraziamo. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento per quanto riguarda Futsal Arena, quindi a mercoledì prossimo ore 19. Non è ovviamente finita qua la programmazione di Atleta TV, perché domani sera stessa ora, sempre 19, andrà in onda l'appuntamento ormai che invece si rinnova, non è un nuovo appuntamento, quello dell'Atletalk. Ci sarò sempre io per fortuna, ma ci sarà anche Martina Procaccini, non so se con la stessa fortuna, questo dipenderà tutto da lei, però anche lì avremo tante belle interviste, andremo a scoprire il paraclimbing, visto che abbiamo visto l'arrampicata per la prima volta alle Olimpiadi, andremo a conoscere anche gli atleti paralimpici dell'arrampicata sportiva. Venerdì non perdetevi assolutamente l'ultima puntata di Studio League prima dell'inizio dei mondiali di League of Legends, quindi un puntatone in cui Vischio, Deugemo, Revilvage avranno tanto da dirvi sulle squadre, i giocatori, i player che si andranno ad affrontare nel prossimo mondiale di LOL. E come ho già detto, poi lunedì MMA Lunch per la prossima settimana. E questo è tutto, ragazzi, non dimenticate di seguirci qui su Twitch ovviamente, ma poi anche su tutti i nostri canali dedicati, atletanews.sport, Atleta Esport, per seguire le vicende della neonata squadra di League of Legends marchiata Atleta, e ovviamente tutte le altre nostre novità. Era tantissimo che non lo dicevo, quindi è un piacere, un onore chiedere a Mattia di tutto.